Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come vedete sono sempre vestito uguale, non so se uscirà prima questo o prima un altro video. Comunque ho visto il video da Matilde Baldi e il progetto si chiama Project Pen Level Up, che è un progetto un po' diverso. Nel senso, un progetto in cui noi per un mese mettiamo o due o tre palette che vorremmo usare di più e quindi le facciamo ruotare. Un progetto un po' diverso rispetto al solito. Io infatti quel progetto non l'ho mai fatto perché quel progetto consisteva di bucare le cialde e niente, io ci tengo le mie palette. Quando si buca una cialda a me mi viene un colpo al cuore proprio. Però è anche giusto che per cialde, palette un po' datate, bisogna, ecco ragazzi, utilizzarle. Tipo questa qui a me, non so se vedete, a casa di mia mamma io avevo un po' di umidità. E quindi ragazzi mi ha preso la muffa la palette, vedete? Questa non è, questo è sporco, questo è sporco, però qui c'è muffa e non mi piace questa cosa. Però le polveri dentro, ragazze, sono uguali. E ho preso questa palette perché questi sono i toni che mi piacciono un sacco. Ho delle diverse cambiate, sto un po' cambiando il mio modo di vestire. Tipo un pantalone grigio bianco, un pantalone nero bianco con una maglia nera, oppure mi metto delle maglie bianche. Insomma, il mood è sempre questo qui freddo e ho notato che sto meglio con i colori freddi. Poi adesso tipo ho degli orecchini dorati perché è giusto per cambiare, però non lo so, io mi vedo più con l'argento. Poi fatemi sapere se vedete, ecco, uno come sta meglio. Io mi vedo più con i colori freddi. E niente, quindi ho preso questa palette perché la utilizzerò per tutti i giorni. Mi piacciono anche gli shimmerini e sono molto molto carini. Io non avevo mai azzardato con questa palette perché i shimmerini sono veramente molto power. Tipo vedete, oggi io con questo look andrò al lavoro perché è un look portatile, però sinceramente non è che tanto mi interessi, perché se esce anche un look un po' più pesantino, ecco, qui abbiamo il rosa, qui abbiamo il bronzo, è carino anche per uno smokey eyes, è molto molto carina questa qui. E poi ragazze, le polveri si sfumano in 2 minuti. Poi invece ci ho aggiunto il progetto, o si fa con 3 palette oppure ecco, devono essere, scegliete voi le palette che volete mettere. Però arrivata a questo punto, siccome le dovete utilizzare, e adesso non mi ricordo bene le regole, però le dovete utilizzare almeno 10 volte per palette. Questa qui sicuramente la utilizzerò 10 volte perché io la userò tutti i giorni, questa qui. Questa qui cercherò di utilizzarla e in questo caso ho scelto 2 palette perché questa qui è grande. C'ho ancora il flaconcino che potrei anche togliere e mi sono scelta questi colori perché se un giorno voglio cambiare, io ci posso fare anche un look tranquillo per andare al lavoro e poi la posso utilizzare anche per uscire. Ragazzi, questa palette, solo perché è grande, io non l'ho mai utilizzata. E cioè l'ho utilizzata, sì, ho utilizzato questo, ho utilizzato questo, ho utilizzato questo, ho utilizzato anche una punta di dorato, ma l'avrò presa 2 o 3 volte questa palette ed è un grande peccato perché diciamo che a me lo schema colori mi manda in confusione. Io se devo pensare troppo, ragazze, veramente poi metto il mascara e vado via. E insomma, questa qui la voglio utilizzare anche per quando esco il sabato, domenica, voglio provarla ad utilizzare, quindi adesso me la metto qui.
c'è anche questo verde molto bello, io ho anche delle matite verdi e magari faccio un eyeliner e con la matita e me lo sfrutto. Ragazzi, i colori, se li vedete troppo sul vostro occhio, potete farci tranquillamente una riga di eyeliner e li sfruttate comunque. Poi mi piaceva anche questo taupe anni 90, c'è scritto proprio 90s, e bella, molto bella questa palette. E quindi voglio provare ad utilizzare questi qui, questi due qui. È un video molto molto corto, però ragazze, io ho scelto questi due tipi di palette. E ecco ragazze, questo è il mio progetto di utilizzare queste due palette. E non so se ve l'ho spiegato bene, comunque il progetto consiste nell'utilizzare almeno 10 volte una determinata palette in un mese. E sta a voi se scegliere 3, 4 palette, 5 palette. L'importante è che poi riuscite a farne 10 utilizzi. Se vedete che una palette ve la perdete per strada e non riuscite a farne 10 utilizzi, potete riproporla anche per il mese successivo. Però così diventa un po' inutile, perché appunto il progetto consiste nel ruotare le palette e farle ruotare sempre. Quindi ecco, lei dice appunto, quando si sceglie almeno una palette grande, ne potete mettere anche due piccoline, però poi la palette grande di nuovo che non la userete più. Quindi in questo caso è meglio sceglierne solo due. E ho preso il suo consiglio perché questa veramente mi dà l'opportunità di spaziare con i look, mi piace tantissimo. E magari la userò anche per tutti i giorni, chissà. Ho preso due belle palette e spero di farne buon uso. Anche perché questa qui ho fatto veramente pochi look ed è un peccato. Cioè, io l'ho comprata, l'ho utilizzata 3 volte e poi non l'ho più utilizzata. Perché? Perché è grande, perché non me la porto mai dietro. E ragazze, è un peccato. E niente, ragazze, spero che volete partecipare al progetto. Vi lascio qui anche il canale di Matilde, che lei sarà sicuramente più brava di me a spiegarvi le cose. E magari vi potete guardare anche quel video. E niente, ragazze, ci vediamo al prossimo video.